Ciao a tutti ragazzi, allora questo è il video che faccio per questo calendario dell'Avvento 2021 di Passione Unghie, in onore anche per un calendario dell'Avvento che Passione Unghie ha deciso di mettere per quest'anno. Infatti non so se è il primo che fa, però comunque anni precedenti non ne ha mai fatti e oltretutto mi raccomando perché comunque questo è un video in cui ci saranno spoiler perché loro nella diretta non avevano appunto anticipato il contenuto di questo calendario dell'avvento, quindi mi raccomando, per chi magari decide di comprarlo oppure per chi effettivamente lo compra e poi vuole l'effetto sorpresa ai primi di dicembre fino al 25, io consiglio di chiudere questo video perché sarà pieno di spoiler, dato che andremo ad aprirlo. E questo è stato un regalo del mio ragazzo che sapeva quanto ci tenessi ad avere un calendario dell'avvento e fortunatamente Passione Unghie l'ha messo sapendo che comunque io sono appassionata di unghie, quindi di nail art e tutto il mondo unghiettoso me l'ha regalato. Quindi grazie. E appunto, se volete vedere magari anche per capire cosa c'è all'interno prima di comprarlo oppure qualsiasi altro motivo, guardate il video, altrimenti chiudetelo per evitare spoiler. Ora, non perdiamoci più in chiacchiere, il calendario si presenta così, ho scritto Adventure Calendar e ha un involucro esterno, che è questo che vediamo, si va a togliere ed è fatto a forma di libro. Ecco qui ritroviamo appunto forma di libro e si apre così. Spero che non cade niente perché comunque ho già visto che qualche casella tende ad aprirsi, però vabbè, noi in questo caso andiamo ad aprirlo, quindi eccolo qua, ragazzi, è bellissimo, veramente è stupendo. Stupendo, veramente stupendo. Mi sono preparata qualche tip, magari se ci sono nuovi colorini, noi andiamo a appunto a swatcharli, così ci facciamo anche un'idea di quelli che ci sono all'interno e troviamo dall'1 a 25 caselle. Poi è fatto veramente bello perché all'interno, oltre ad essere rose gold, c'è scritto Buon Natale anche in diverse lingue del mondo, quindi veramente veramente bello. Comunque per vederlo meglio io vi consiglio, dato che comunque nell'inquadratura non ci sta, io cerco ma l'inquadratura non ci sta, non rientra completamente perché è veramente grande, vi consiglio di andarla a vedere sul sito di Passione Unghie. Allora, cominciamo ad aprire la prima casella, lo metto qui direi di cominciare ad aprirlo. Allora, la prima casellina prima mi si è aperta, quindi diciamo che ho già dato una prima sbirciatina di quello che c'è all'interno ed è un colore. Il colore in questione è Lady in Red. Magari dopo, se riesco o se il video non viene troppo lungo, ve li sboccio, altrimenti posso fare anche un altro video a parte dove ve li sboccio a parte. E questo qua, Lady in Red, che sembrerebbe in telecamera sembra un arancione. Diciamo che è un rosso aranciato con all'interno delle scagliette, quindi anche dei flakes, ottimo per il Natale, quindi come primo casella ci sta, ci piace. Quindi prima casellina, seconda casellina, qui in alto, altra parte, se riusciamo prendiamola, cosa c'è? Sembrerebbero delle decorazioni. Sembrerebbero delle decorazioni, vediamo come sono queste decorazioni. A me piacciono molto le decorazioni che fa Passione Unghie. Poi ecco, oh, che carino, però penso di averlo già. Se non mi sbaglio, comprai il set in cui uscivano tutti questi. Vediamo un attimo, vediamo se ce l'ho. Così magari li mettiamo a confronto, perché io comprai queste, quindi c'erano già tutti i glitter all'interno. Sì, ragazzi, c'è la stessa, infatti sono gli stessi. Quindi chi ha il cofanetto Diamond Micro Glitter, chi prenderà il calendario se li troverà anche uguali, però sono belli, quindi
ci accontentiamo. Ci piace lo stesso, tanto i rossi vanno sempre. Quindi, seconda casella, micro glitter. Poi andiamo avanti, la terza casella, casella numero 3. Cosa c'è? Ragazzi, questo è Galaxy Gloss. Madonna, è bellissimo. No, ragazzi, che cos'è? Stupendo. È un gloss senza dispersione, quindi un sigillante senza dispersione, con tutti questi, oddio, con tutte queste paillette all'interno, quindi semi brillantini, paillette, bellissimo. Non so se dalla telecamera si vede. Questo ci piace, è da provare assolutamente. Quindi, ok. Passiamo alla terza casellina, che non la vedo, dov'è, terza casellina, eccola qui, era anche grande, ah no, non la terza, scusatemi, la quarta. Spero che questo video non durerà in eterno. Cosa c'è? Vediamo. Un pennello, vediamo subito di cosa si tratta. Sembrerebbe un pennello d'applicazione, se lo riesco a prendere forse nella confezione. Sì, sono i nuovi pennelli che ha fatto Passioni Unghie, appunto, con il manico nero e la punta qui rose gold, che sembrerebbe appunto proprio d'applicazione, quindi colore bellissimo. Ci sta, è bello. Mi raccomando, i pennelli, prima di usarli, togliete sempre la polvere, sempre. E poi dopo li passate in un gel, magari, togliete bene bene la polverina e poi usateli. Comunque mi piace veramente, veramente tanto. Anche se io vi dico la verità, preferisco quelli che hanno il cappuccio, ad esempio come questi qui. Perché non prendono, diciamo, i raggi UV delle lampade e sono più, diciamo, protetti. Però vabbè, io questi non li ho, quindi magari possiamo, è un'occasione per provarli. Ci piace, dai, ci piace. Ora, passiamo alla casella numero 5. Eccola qui in alto. Cos'è? Una punta, ragazzi, una punta per fresa, oddio, bellissima, stupenda, per manicure. Non c'è il nome, come vedete non c'è niente, però è una di queste qui, magari che si trovano nei set, non so se effettivamente la rivende comunque nel catalogo, mi sembra di sì, comunque sempre ottima. Quindi, punta fresa per manicure, ci sta. Numero 6, eccola qui, andiamo ad aprire la numero 6. Poi alcune caselline sembrano chiuse, fortissime, e altre che invece ti cadono gli oggetti dalle mani. Comunque, ragazzi, perdonatemi la mia vestaglia, non metto conto per il video, ma sono in casa, quindi. Allora, questa sembrerebbe un'altra decorazione, vediamo com'è. Questa era la casella numero 6. Sembrerebbero, oddio, sono tutti fuori, mamma mia, cioè sono tutti sparsi. Comunque sono dei flicks e delle paillette dorate, madonna, ragazzi, sono tutte fuori, mi sto riempiendo di brillantini, non potete capire. Va bene, magari sistemo dopo. Comunque sono queste paillette dorate, molto molto carine. Sì, ci sta per il Natale, direi. Sì, queste non le ho, fortunatamente. Poi, madonna, mi sono riempita di bellissime. Vabbè, siamo avanti. La casella numero 7. Casella numero 7.
faccio fatica anche a trovarlo. Dov'è, dov'è, dov'è? Eccola qua. Sembrerebbe sia un colore. Eh sì, ragazzi, questo è un altro colore. Oddio, è un catai. Questo è un catai. Che ovviamente non c'è catalogo. A parte, vabbè, i brillantini che metto, vedete, bellissimo ragazzi, bellissimo, sembrerebbe tipo un grigino con tutte scagliette all'interno, che poi se ci penso che è un Cat Eye ancora più bello. Fantastico, complimenti veramente, passione unghie, ecco, lo mostro magari meglio. Stupendo ragazzi. Passiamo alla numero 8, vi ripeto, magari faremo un altro video in cui vi mostrerò appunto i colori. Magari stesi, così ci avrete anche un'idea di come appunto appaiono sulle tip. Comunque, la numero 8, vediamo dov'è, è questa qui, grande, il binder, ragazzi, il binder, che appunto, come aveva detto anche nella diretta, ci sono tutti, diciamo, le cose che possono servire per fare una ricostruzione, quindi tutti i prodotti che possono far avere una ricostruzione completa. Infatti questo è il binder e primer non acido, che è appunto mediatore di adesione. Mi serviva anche perché mi stava per terminare, quindi ottimo. Questo è apprezzato. Poi il numero 9, vediamo cosa c'è. Oddio, un gel color pin-up. Questo possiamo aprirlo, dai. Com'è? È un chic, ragazzi, è stupendo. Oddio, sto facendo un casino, però ragazzi, voi forse dalla telecamera non si vede, ma è un oro rosa con delle paillette multicolor all'interno, bellissimo. Non so se lo riuscite a captare. Ci piace, veramente molto bello. Che poi vi ripeto, queste non si trovano a catalogo, quindi sono inediti, belli, mi piace. Mi piace, mi piace. Che poi veniva così senza scatolina, quindi. Ok, questa era la numero 9, apriamo il numero 10. Però prima voglio un attimo pulirmi. Ok, andiamo al numero 10, che è qui in basso. Madre di... No, bellissimo. Oddio ragazzi, questa proprio non c'è. Al catalogo la passione unghie proprio non c'è. Una lima con scritto passione unghie e dietro brillantina, bellissima, no, fantastica. Lima glitter rose gold. Credo che sia una 100-180, però ragazzi, io questa penso che non la userò mai perché è un pezzo da collezione, veramente bellissimo. Ci piace. Andiamo un pochino più veloce, altrimenti questo video durerà in eterno. Numero 11, vediamo, ce ne sono due. Ah sì, sono questi, diciamo, micro glitter o queste polverine che vanno applicati, sì. Vanno applicati che si illuminano al buio. Questi non li ho mai provati. Di passione unghie non li ho mai provati, però li devo provare, devo vedere come sono. Penso che siano buoni, magari mi studio anche un attimo l'applicazione e vediamo come mi trovo. Non male. Vediamo la numero 12, è qui. Credo che sia un'altra decorazione, vediamo. Cioè, all'interno. L'importante è che non ci spara brillantini ovunque. Ovunque, ovunque. Ah no, queste sono. Che carine. Sono dei. Queste decorazioni fatte a fiocchi di neve. Molto sottili, vedo. Belle. Sì, mi piacciono. Magari da mettere anche sotto vetro. Queste sono bellissime. Sì, ci piace. Ok. Quindi la numero 12
decorazioni. Vediamo la 13. Per ora mi sta piacendo, eh? Mi sta piacendo. A parte qualche doppione. Oddio, un'altra punta presa. Un'altra punta presa. Che cos'è? Un'altra per dry manicure. È la punta sfera. Sì. È questa qui. La punta sfera a fascia rossa, quindi a bassa abrasività. Sì, ci serve. Questa ha delle scritte, anche il logo Passioni Unghie, molto bella. 13, vediamo la 14. 14, ecco. Ragazzi, e poi questo video lo sto facendo solo per voi, perché altrimenti mi sarei aperto questo bel calendario, il primo, però devo dire anche che non ce la facevo ad aspettare, che belli, raga. Ragazzi, questo è un altro chic, se non mi sbaglio, si chiama Fireworks, ed è un viola stupendo con i micro glitter all'interno, ma mamma mia, ragazzi, bellissimo, bellissimo. Che poi rischio un po' in questo, mamma mia, ragazzi, è un colore stupendo. So se sì, si vede, è un viola con dei micro glitter all'interno. No, devo dire che comunque questo calendario ha delle chicche per quanto riguarda i colori, fantastici, fantastici veramente. Si è superata. Passioni Unghie con i colori per questo calendario ha deciso di mettere proprio delle chicche. Sono contenta perché sono veramente belli. Quindi stiamo trovando in particolare colori e decorazioni più che altro. Molto molto interessante. Allora, abbiamo aperto la 14, ora apriamo la 15. La 15 troviamo. Cosa troviamo? Il night prep. Ok, quindi questo qui è un altro preparatore, un deidratante per le unghie. Sì, 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 ci piace, nel prep, quindi inutile che lo sto a far vedere, ma è il preparatore che appunto permette di idratare l'unghia. Quindi dopo il 15 abbiamo la 16, credo sia un'altra decorazione, sì, infatti sì, perché la casellina era piccina. Vediamo. Ok, queste, quelle di prima erano dei fiocchini di neve, queste sono delle stelline. Apriamo. Eh sì, sono delle stelline, sì. Carine, ci piacciono. Che poi, ragazzi, io non ho mai visto un calendario della Bent Nails, quindi sono molto contenta. Quando l'ho visto sul sito non ho resistito veramente, ho detto, madonna, è bellissimo, lo voglio, deve essere mio. Perché veramente non ne ho mai visti, o forse sono io che non mi sono mai interessata a vederli. Allora, nella 17 troviamo questo, questo è un'altra nuova uscita di Passioni Unghie, è il, diciamo, il pennellino per togliere la polvere, quello mini, molto gradito, fatto così, bellissimo. Poi, 18. Ok, proviamo un buffer, questi già ce l'ho, però possono sempre servire, anche se ci avrei messo magari, non lo so, qualcosa di più, magari un altro colore, perché mi aspettavo qualcosa di più grande, però ecco, se loro hanno detto che all'interno troviamo tutto il necessario per una ricostruzione, il buffer non poteva di certo mancare, quindi approvato. Vediamo nella numero 19. Numero 19, proviamo. Ragazzi, non risparmio il casino che sto facendo dietro. Veramente indecente, ma magari dopo metto tutto a posto. Oppure metto tutto dentro come se niente fosse successo, che non, come se non l'avessi proprio aperto. Anche se già so all'interno, però. Ragazzi, ma io che ve lo dico a fare stupendo. No, vabbè, per tutti i colori sto dicendo che sono stupendi, però guardate, oro,
con tutte scaglie all'interno, quindi brillantino fantastico. No, io devo farvi assolutamente il video con tutti i colori, veramente, perché meritano veramente. Ok, che colore? No, senti me. Casellina numero 19, ora apriamo la casellina numero 20. 20 che è qui, che questa già anche si era aperta insieme alla 1, che ho sbirciato ed era il Genius della colorazione, nessuna colorazione, quello trasparente. Io ho già il Genius Baby Blush e mi sono trovata bene, anche se devo dire la verità, non mi piace molto il fatto che sono, diciamo, dei costruttori in boccetta. Preferisco più quelli in barattolo perché magari sono più facilmente recuperabili con il pennello, si stendono meglio. Invece questi qui li devi prima mettere e poi li devi stendere col pennello, poi vabbè, dipende in base a chi si trova a lavorare, come si trova, eccetera. Però io, ecco, questi qui in bottiglietta non li preferisco, però vabbè, nel caso possiamo sempre travasarli, però vabbè, comunque questo è un ottimo ottimo prodotto, è un must have di Passione Unghie, perché diciamo si adatta quasi alla maggior parte delle tipologie di unghie e senza creare sollevamenti. Io quindi non lo so, se voi preferite, che non vi importa che siano in boccetta, io ve lo consiglio. Questo qua però è la tonalità trasparente. Poi abbiamo aperto la 20, apriamo la 21. Ragazzi, sta quasi terminando e devo dire la verità, mi sta piacendo un casino. Anche se al posto del Genius ci avrei messo un costruttore magari da 15 ml, però vediamo se c'è o non c'è, ma penso proprio di no. Allora, la 21, troviamo un altro, sembrerebbe un altro pennellino. Questa volta sembra un liner, quindi quelli dalla punta sottile per fare le linee. Vediamo se riesco a prenderlo da qua. Sì. Eccolo qua, ragazzi. Sì, è proprio quello che serve per fare le linee sottili. Magari questo anche lo andiamo a provare, vediamo come ci si trova. Questo servono sempre. Ottimo. Sì, magari, ecco, vi ripeto, come dicevo anche per quello di prima, vediamo come sono questi con il manico nero. Infatti Rose Gold, quindi della nuova collezione. Poi 21, passiamo al 22, che sembrerebbe un'altra decorazione. E infatti sì, un'altra decorazione. Aiuto, non si taglia. Questa era la numero 22. Allora, sì, è un'altra decorazione. Quindi questo calendario per la maggiore va di decorazioni e colori. I colori fantastici, anche le decorazioni, a parte per la prima che già ho, e ho anche questa. Sì, ragazzi, ho anche questa qui, che fa parte sempre della collezione Diamond Glitter, Micro Glitter, vediamo. Però mi sembra proprio di sì, che sia quella lì. Vediamo, vediamo. Forse può darsi che mi sbaglio, ma difficilmente mi sbaglio, infatti. Ecco, sì, è la stessa. Sì, sembrerebbe proprio la stessa. Se vediamo. Mi sembra magari un pelino più chiara questa. No, è uguale, ragazzi. Sì, quindi diciamo che ritroviamo due di questi glitter che si trovano appunto anche nella Diamond, che non so se effettivamente ora Passione Unghie la rivende ancora, il Diamond Micro Glitter. Può darsi che l'abbia tolto e poi abbia riproposto questi glitter all'interno del calendario. Per chi non si è accaparrato appunto i Diamond, magari a trovarli qui dentro sono sempre ottimi. Comunque va bene, dai, non è male. 22 e 23, vediamo il 23, sembrerebbe un altro colore, spero. Comunque no, a questo punto ce ne mancano due, quindi non penso ci sia un costruttore. Sì, ragazzi, ma questo è un altro colore, vediamo. Fantastico. No, vabbè, Pixie Dust. È un blu, sempre glitter. Quindi la maggior parte dei colori che troviamo all'interno di questo calendario sono tutti glitterosi.
Anche le decorazioni completamente glitterose, però questo è un blu smeraldo, anche se in telecamera sembra un blu più scuro, ma in realtà è un blu smeraldo petrolio glitterato, bellissimo. Vediamo il numero 24. Un olio per cuticole alla mandorla. Ecco. Ah, ok, questo lo volevo tanto provare perché ho quelli piccoli di passione. Questi qui non li ho mai provati e tra l'altro è una full size. Bello, vediamo l'odore. Stupendo, bellissimo, ragazzi. Buonissimo, non bellissimo, buonissimo. Molto apprezzato questo qui perché è anche igienico che ha il contagocce su. Quindi l'ho provato, ci piace. Apriamo la numero, abbiamo aperto la 24, ok, quindi l'ultima casella, vediamo l'ultima casella cosa ci riserva. Passione unghie, un gel color, ah no, non è un gel color, è uno spider gel rose gold. Allora, con gli spider gel io non li ho mai provati di passione unghie, ma ho sentito che comunque non, molte persone non si sono trovati bene con gli spider gel di passione unghie. Io non li ho mai provati, ripeto. Questo è uno spider gel rose gold. Quindi niente, magari posso provarlo e vi farò sapere. Ah, sì, è proprio rose gold, oddio. Aiuto, sto facendo danni. Niente, magari posso provarlo e poi oppure lo proviamo insieme in un video, non lo so. E niente ragazzi, quindi il video finisce qui. Questi sono tutti i prodottini di Passione Unghie. Quindi troviamo binder, night prep, colori, troviamo pigmenti, polveri, punte per la fresa, due punte per la fresa che sono entrambi per la nail art. Poi troviamo una lima, un buffer. Colori a go-go, pennelli, ragazzi, io sono rimasta molto contenta, a parte per quei due micro glitter che già avevo, però ecco, io magari anche chi vuole provare il brand non è male come idea perché c'è tutto effettivamente, a parte il Genius che sinceramente per allungamenti io non lo consiglierei, più per coperture consiglierei il Genius o coperture o comunque ricostruzioni quantomeno non appunto estreme perché comunque non manterebbe la pinzatura eccetera perché è molto flessibile come prodotto, però ragazzi per il resto a parte il fatto che vi ripeto ci avrei messo un costruttore da 15 ml, il barattolino piccolo, per il resto a me è piaciuto veramente veramente tanto. Per 90 euro io lo consiglio perché comunque se non mi sbaglio il prezzo totale è di prezzo del valore è di 140, quindi io ve lo consiglio. Quindi questi sono tutti i prodottini, spero di non essermi dimenticata nessuna casellina, ma credo proprio di no. E niente ragazzi, io vi saluto qui e magari non lo so, faremo un video in cui proveremo su tip questi colori e niente, io vi mando un grande bacio, spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima.